lo farà evaporare, diciamo noi. E Pasolini coglieva peraltro, con la sua straordinaria e folgorante lucidità, il bivio fondamentale dinanzi a cui si trovava il cristianesimo. La Chiesa finirà o per accettare la civiltà dei consumi e dunque suicidarsi, sono il verbo utilizzato da Pierpaolo Pasolini, suicidarsi nella civiltà dei consumi, oppure si troverà all'opposizione rispetto al mondo. Dovrà tornare a essere Chiesa di opposizione, dovrà tornare il cristianesimo a essere quello che fu in origine, cioè un cristianesimo catacombale, un cristianesimo perseguitato da un potere che non lo vuole più in alcun modo. Ecco, e quindi inizia questo processo dagli anni 60 e oggi sembra trovare la sua accelerazione finale. Per inciso, una sentenza in Europa ha... era successo che recentemente era stato utilizzato di nuovo una figura della dissacrazione per una pubblicità con Gesù e Maria, e la sentenza ha dato ragione alla marca che ha usato quella pubblicità. Quindi la profezia di Pasolini si è perfettamente realizzata anche in termini giuridici, possiamo dire, e la civiltà dei consumi oggi ostenta la propria teofobia, il proprio odio verso il sacro. Non vi sarà sfuggito che oggi è possibile dire quel che si vuole del Dio cristiano a fronte del fatto che di altri temi non è possibile svolgere una riflessione critica. In alcuni casi la critica è interdetta in quanto giudicata discriminatoria, sul Dio dei cristiani invece si può dire tutto ed è giudicata libertà di espressione. Questo è un dato interessante su cui bisognerebbe anche ragionare, no? E il fatto che i cristiani stessi siano, come dire, disposti ad accettarlo è la novità, no? Noi ci stupiamo spesso del fatto che gli islamici non accettino la dissacrazione del sacro e l'offesa al loro Dio, ma forse dovremmo stupirci di più del fatto che i cristiani invece accettino la dissacrazione del sacro e l'offesa del loro Dio. Questo è l'aspetto stupefacente, io trovo. Lì entra la modernità, cioè il concetto di modernità, per come dire, veicolato, no? Perché la modernità del nostro tempo e della nostra comunità viene visto come un concetto positivo, e quindi tutto ciò che è contro la modernità viene definito antico, vecchio, vetusto, per cui tutto ciò che rientra in una logica di appartenenza alla modernità è accettato, anche il dissacrare, anche l'accusa nei confronti del proprio Dio. Questo forse diventa, no, il cambiamento degli ultimi anni, cioè gli alleati della modernità sono gli stessi cristiani che prima invece difendevano ovviamente la propria religione e che oggi sono diventati gli alleati di coloro che invece la religione cristiana la vogliono distruggere. È questo che cambia.